Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua alla Gymnasium di San Vittorio Lona con un bodybuilder e un fitness model, atleta fenomenale ragazzi, Francesco Della Vedova. Veramente oggi mi farà fare un suo workout di spalle e tricipiti devastante, dove andremo a romperci tutte le fibre muscolari e non vedo l'ora di iniziare. Hai qualcosa da dire? Quello che posso dirvi è di seguire tutto il video, perché sarà un allenamento fenomenale e alla fine faremo anche un po' di posing. Let's go! Let's go! Andiamo a fare un lento avanti con una super serie con le spinte con i manubri, ok? Ok. Facciamo 4 serie da 10. Andiamo. Distruggiamoli. Easy. Tutti i tuoi, dai. Cattivo. Porca miseria, ragazzi. Forza. Ci sta. Su, tre. Dai, su. Cinque. Su. Sei. Su. Sette. Su. Andiamo. Su. Otto. Su. 9. Su. Andiamo. La sua. Su. 4 5 6. Ragazzi, questo allenamento mi sta veramente distruggendo, è da pazzi, giuro, spettacolare. Dovrò fare 26 di alzate laterali. 26 kg, ragazzi, di alzate laterali. Kg. Ora andiamo a fare il terzo esercizio, no, il quarto sarebbe, alzate frontali a martello assieme, sempre 4 serie da 10/12. Ovviamente facciamo le prime due serie da 12, le prime due da 10, in modo tale da caricare di più e spingere di più. Vai, spacchiamoli. Tu mi stai riprendendo nella parte dove esco male, io esco meglio nel lato sinistro.
Allora bro, ultimo video adesso. Ultimo giro. Poi abbiamo alzato 90. Andiamo. Facciamo il penultimo esercizio. 3-4 serie da 12 alzato 90 gradi. Ok? Guardate che schiena ragazzi, che spalla, veramente. Troppa qualità. Bisogna sempre farne una in più. Quando arriviamo al limite, ok, devo farne il 3 da 12, arriviamo a 12, fatene sempre una o due in più, anche mezze sport, perché sono quelli che vi fanno crescere e vi fanno vincere. Attenzione ragazzi che sto facendo lavorare, sta montando lui la roba, l'attrezzatura, tutto, io faccio un cazzo. Ora raga, vado a prendere un peso molto basso per andare a cercare molto la sensazione e l'esecuzione corretta della spalla posteriore. Andiamo, guardate raga come si nota la spaccatura dalla spalla al tricipite, veramente è qualcosa di unico. Sì, let's go. Sì. Distruggiamole. Sì. Sì. Dai. Leggero, cazzo. Ok, adesso abbiamo fatto una serie. Io ho fatto una serie seduta, una serie qua. Adesso farò una serie in piedi. E poi facciamo una serie alla macchina. Così almeno abbiamo fatto 4 serie. Però l'esercizio è diverso, però andiamo a stimolare lo stesso muscolo, però magari con un angolo di lavoro diverso, macchina, manubri, angolo di lavoro diverso per stimolare meglio la crescita. Facciamo l'ultimo esercizio, l'ultimo superset, quindi abbiamo fatto un superset iniziale e un superset alla fine, ok, super serie, ok, quindi adesso andiamo a finirlo, andiamo a finire spalle, con un superset, ancora superset. Pressione da 15, alzate ai cavi, tirate al mento. Io già ho le spalle distrutte, non voglio immaginare. Easy. Bravo, forte, su. Dai. Allora, piuttosto che fare un riscaldamento, fare 20 colpi, poi fermarsi, caricare eccetera, cosa faccio io? Faccio direttamente già 20 ripetizioni per scaldarmi e poi mi faccio caricare su a metà, verso 15 ripetizioni, il peso che farò già alla prima serie, gli 8 colpi. Quindi il muscolo è già affaticato, quindi arriva al cedimento. Ok? Yes. Sì, sì. Esplosivo. Sì.
Ok. Vieni. Sì. Easy. Down, dobbiamo veramente uccidere tutta la parte posteriore del tricipite in questo modo. Guardate le striature, impressionante ragazzi, sembra disegnato, giuro. Bravo. Non soltanto inizia. Porca miseria. Quanto manca la gara? 2 settimane. Vince ragazzi. Ancora 2 settimane ancora per migliorare questa condizione assurda. No, io mi raccomando, il qual è la gara? 26 settembre. 26 settembre. Sheraton. Road to Pro. Lo impiattereremo così il video. Facciamo 20 secondi di pausa e ripartiamo. Perché tanto è l'ultimo esercizio. Quindi esercibili anche muscolo piccolo. Più recuperi, meno recupero facciamo, meglio è anche. Soprattutto se si tratta di un esercizio finisher. Hai capito? Eh? Adesso ragazzi, Francesco mi insegnerà a fare posing, vediamo un attimo come mi troverò. Ok, vedi? Buono. Ok, adesso. Bravo. Giù, spalla. Ok, così. Arco. Abbiamo fatto perché essendo in preparazione andare giù da poco, voleva vedere un po'. Stanca tantissimo e... ragazzi, non voglio immaginare con tensione, stanchezza, che cosa si prova a stare su un palco, penso sia veramente dura. Dura. Ok, va bene, adesso solo per voi vi farò vedere un piccolo intro della mia routine, ok, che sarà. Ovviamente è ancora da perfezionare, però vi faccio vedere più o meno l'intro, quindi let's go.
Workout completato ragazzi, e adesso ci concediamo un bel post workout e nulla, è stato un video molto molto bello, mi è servito sotto tanti aspetti e ho notato che ho molto molto da migliorare, ho tantissimo davanti a me dove veramente devo migliorare al massimo e darci dentro già da subito. Ringrazio Francesco, è stato veramente un onore e gli auguro il meglio per la gara del 26. E mi raccomando. Grazie. Buona fortuna. Noi ci vediamo al prossimo video.